Ragazze, buongiorno. Temporale in diretta, sono le 11. Stamattina bella giornata, l'aria però fresca, vi devo dire. Mamma mia. Ho cominciato a sentire poco fa dei tuoni. Sapete quando si sentono i tuoni in lontananza? Io nel frattempo sto togliendo i cuscini per non farli proprio bagnare tantissimo. Appunto tuoni in lontananza e ora è cominciata la pioggia. Salvaguardiamo un poco questa sedia IKEA, poveretta, che sono messe fuori a prendere acqua, pioggia. Peccato, ma intanto non ho dove metterle, ragazze. Quindi che vi stavo dicendo? Quindi stamattina tempo così così, diciamo sembrava una giornata migliore, invece ora tuoni, tuoni in lontananza e ha cominciato a piovere. Non so che dirvi, una cosa però di cui sono certa è che con questo maggio così pazzerello, così con queste giornate, noi in Sicilia ci siamo, come dire, evitati un mese in più di estate, perché sapete, da noi il caldo quando arriva, mamma mia, è pesante, è forte, non si respira. Vabbè, come diciamo ormai succede anche in tutte le regioni, diciamo che ormai il nostro clima è diventato tropicale, non c'è più, quasi non c'è più nord e sud, però ci siamo appunto risparmiati un mese di caldo, anziché avere 6 mesi di caldo, quindi maggio, giugno, luglio, agosto. Maggio è passato, non abbiamo sofferto il caldo, quindi ora andiamo incontro a giugno, luglio, agosto, settembre. Sentite i tuoni, ragazze? Sentite i tuoni? Quindi la mia teoria è che un mese di caldo, appunto, ce lo siamo scrollato di dosso, anziché soffrire pure maggio il caldo, come è successo per tanti anni, sempre, almeno. Vediamo questo giugno ora che cosa ci regala, il tempo che ci darà. Ragazze, mi sto ricordando che ho quasi tutte le finestre aperte, non vorrei che mi entrasse pioggia. E quindi chiudiamo qua. Andiamo a chiudere pure la cameretta, la camera da letto, praticamente tutte cose aperte. È bella forte la pioggia, ragazze. Cioè, non si scherza, eh? Non si scherza! Chiudiamo anche qua, altrimenti la pioggia mi entra. Oh, ok. Mamma mia. Ragazze, nel frattempo che sono qua, vi volevo far vedere che ho cambiato un poco il look nella cameretta. Ho tolto i cuscini rossi che c'erano e ho messo questi con gli occhi. C'è un po' di buio, non ho capito perché. Ho messo questi con gli occhi, ho levato pure quel piccolo plaid che c'era rosso con i cuoricini e ho messo questi qua. Mamma mia, andiamo lì dentro, andiamo a guardare di nuovo un po' di pioggia torrenziale. Mio marito è fuori, difatti l'ho chiamato, ho detto: "Ma dove sei? Riparati!" Stava entrando in una banca, guardate ragazze. Allora, questa pioggia da un lato mi piace perché mi sa di freschezza, mi sa che pulisce le strade. Dall'altro lato penso tutti i poveri gattini, randagini, canuzzi che non hanno riparo. Dove si riparano? Boh, dove si mettono per ripararsi? E non lo so, sentite? Per le piante, per esempio, è un toccasana. Quest'acqua piovana è stupenda per le piante.
mi verrebbe voglia di mettermi fuori e prendermi tutta la pioggia. Che bello, tutte le foglie che si puliscono. Ragazze, continua la pioggia. Mamma mia, cioè, mamma mia nel senso, perché è bella forte e mamma mia, penso, se dovesse succedere, chiudiamo dai, se dovesse succedere qualcosa di brutto come è successo in Emilia Romagna, mamma mia, continuiamo a guardare questa pioggia. Oh mamma mia, il tempo ha deciso per me, perché ragazze vi spiego, io come al solito mi faccio sempre le seghe mentali. Allora, le seghe mentali consistono nel dire oggi non vado in palestra, faccio questo, faccio quello, e dico mi faccio lo shampoo, magari faccio qualche video per voi. Nel frattempo penso, ma se io oggi non vado in palestra e mi faccio lo shampoo, poi domani ci devo andare e il capello che ho fatto oggi praticamente è finito. Allora dico, e allora ci vado in palestra, vado oggi in palestra, poi al ritorno mi faccio lo shampoo, così domani non vado. Ora con questo tempo, diciamo, mi ero convinta ad andarci, ora invece con questo tempo ho fatto un passo indietro, anche se magari non è detto, magari tra mezz'ora finisce di piovere e spunta pure il sole, però poi fra mezz'ora comincia a essere troppo tardi perché già sarà mezzogiorno passato. E niente, quindi diciamo che oggi il tempo sta decidendo per me. Vi volevo fare vedere, perché tutte, io vi ringrazio, mi avete consigliato in questa pianta di togliere i pistilli, perché sono proprio quelli che macchiano, e quindi stamattina li ho tolti, quelli che si potevano togliere, quelli che erano più attaccati li ho tagliati, e quindi diciamo quella cosa proprio che in effetti macchia moltissimo l'ho tolto. Vedete ragazze, se in questo momento io non avessi avuto le imposte nuove, mi sarebbe entrata l'acqua. Ora però magari un poco puoi smettere. Tanto il balcone si è lavato, le piante si sono bagnate. Puoi anche smettere. Ragazze, devo aggiornare qui, oggi 30 maggio. L'ultimo giorno di maggio, ragazze, l'ultimo giorno di maggio, e questo mese ci siamo tolti il mio compleanno, che è stato il 17, l'onomastico di mio marito, che è stato il 26. Ora però giugno, ragazze, giugno è pure bello, bello e interessante, perché venerdì 2 giugno io faccio 41 anni di matrimonio, ragazze, 41. Sicuramente starò con i miei figli, se possibile, se sono liberi. Mia figlia mi ha detto, mamma, sai, peccato, il 2 giugno c'è cattivo tempo, il tempo non è bello, quindi si è un po' rammaricata. Ma sapete com'è, ragazze? Sì, il tempo sì, in effetti se la giornata è bella la visione di tutto il giorno è diversa, però raga, che ci possiamo fare? Contro la temperatura, contro il meteo non possiamo farci niente, l'importante è la salute, ragazze, l'importante è stare bene, stare in salute, e va bene così. E poi, quindi, archiviando il 2 giugno, che è il nostro anniversario, quindi vi ripeto, 41 anni di matrimonio, il 7 giugno, che sarà mercoledì prossimo, non domani, ma mercoledì prossimo, sarà il compleanno dei miei figli. Tutti e due, lo sapete, fanno il compleanno lo stesso giorno. Allora, Marco ho già comprato il regalo, vi ho fatto vedere quel trittico così di specchi che si appendono,
A forma di sole. Ad Alessia ancora non ho comprato nulla. Io ho una mezza idea. Ho una mezza idea di quello che potrei regalare ad Alessia. Vediamo se mi riesce, o magari cambio idea, o magari lei mi fa una richiesta. Perché insomma, tra madre e figlia non c'è bisogno. Si può fare anche una richiesta. Mi può dire: mamma, mi serve questa cosa, anziché comprarmi una cosa inutile, per dire. Comprami questa cosa. E quindi vediamo, vi ripeto, io ho una mezza idea, però se lei mi dovesse fare qualche richiesta precisa, posso anche cambiare. Ragazze, vi faccio un piccolo aggiornamento. Allora, è finito di piovere, io ho passato a Checero, i balconi erano tutti bagnati. Ho dato una passata di straccio nel balcone e vi faccio vedere un po' com'è il tempo. Diciamo la pioggia quella forte è finita. Vi dicevo appunto ho dato una passata di straccio al balcone, poi anche qua ho dovuto proprio togliere un po' di così, un po' di pedate, un po' d'acqua e mi sono fatta la zona del pranzo, sapete che me la faccio ogni giorno, la zona del pranzo, la zona cucina si deve fare sempre, sia mai non farla. Ho finito adesso il bagno e ora che ci sono, mi faccio pure l'altro balcone perché vedete c'è tutta quest'acqua piovana, nel frattempo c'è qualche cosa, qualche petalo di fiore. Comunque, adesso mi passo lo straccio pure qui. E poi voglio fare due cose, ragazze. Voglio fare due cose che mi fanno sudare e voglio approfittare visto che poi devo andare a fare lo shampoo. Allora, sì, Maya, che c'è? Amore mio! Amore mio della mia vita, sei tu, amore mio. Allora, le cose che voglio fare che mi fanno sudare sono due. Allora, voglio passare quell'attrezzo che mi serve per pulire sotto il letto. Ve lo dovreste ricordare perché ve l'ho fatto vedere tante volte. E poi voglio passare l'aspirapolvere. Voglio passare l'aspirapolvere in quel tappeto. Così sono due cose che mi fanno sudare, però poi alla fine mi devo andare a fare una doccia. Una persona, un'amica che mi segue, mi ha detto che questo tappeto le piace da impazzire. E quindi, visto che a questa persona questo tappeto piace da impazzire, me lo voglio pulire ben bene con l'aspirapolvere. Ok, ragazze, quindi adesso mi faccio queste due cose che mi faranno sudare. E poi mi vado a infilare direttamente sotto la doccia. Ragazze, balcone fatto. Adesso vi faccio vedere qual è l'attrezzo che utilizzo. Questo qua, non so se ve lo ricordavate. Questo è ho pulito sotto il letto. Non so se avete intravisto il tesoretto che è uscito. Anche se l'avete visto, ma che me frega. Niente, ragazze, ho finito per oggi. Diciamo che ho finito, non avrei finito perché ormai i vetri sono tutti da fare perché giustamente la pioggia li ha sporcati. Ma ragazze, non ce la faccio. È l'una, quindi adesso devo staccare. Ora mi affetto queste due melanzane tunisine e saranno la mia cena, di stasera. Le faccio a fette e le faccio al forno. Ragazze, vengono buonissime. Naturalmente io le faccio semplici, ma voi le potete fare pure panate, le passate nell'olio e nella mollica e le potete fare a mille foglie, nel senso che fate una fetta di melanzana, una fetta di prosciutto, una sottiletta e ricoprite con l'altra melanzana e così continuate e fino a fare delle piccole appunto mille foglie. Ragazze, io le faccio semplici per farle diciamo dietetiche, quindi le faccio così al forno e potete aggiungere il basilico, la mentuccia, potete aggiungere aceto balsamico, potete aggiungere aglio. Ragazze, vengono buonissime in tutte le maniere, io le adoro, specialmente queste le tunisine perché sono meno
piccanti, diciamo che bruciano meno, mentre quelle lunghe nere bruciano più la lingua. Difatti quelle si devono mettere, si tagliano, si mettono in uno scolapasta in modo che proprio buttano tutto questo succo che è molto piccante, che brucia insomma un pochino la lingua. Quindi ragazze, diciamo che per oggi ho finito. Ah, vi faccio vedere il tappeto dove ho passato l'aspirapolvere, si vede. È bello pulito, questo lo dedico a quella ragazza, quella signora che mi ha detto che adora questo tappeto. E niente, ragazze, io vi saluto. Ora mi vado a fare una bella doccia, shampoo. Sicuramente, ragazze, più tardi vi faccio qualche video. Ho già in testa che cosa fare. Vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio e tantissima positività.